Buongiorno ad Alessandra Buccia, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Un saluto anche a chi ci segue su Radio Bari. In primo piano i lavori in consiglio regionale e al via la discussione della legge elettorale per l'abbassamento della soglia di sbarramento. Per noi Michela Di Trani. Avviata stamani in Consiglio regionale la discussione sulla proposta di legge elettorale che intende modificare la legge regionale numero 2 del 2005 sulla soglia di sbarramento del 4% alle prossime elezioni regionali. Sono partite le consultazioni tra i partiti. Il Partito Democratico sarebbe disponibile a scendere al 3%, ma dai primi articoli giunti in Consiglio regionale le contese tra il partito di maggioranza pugliese e piccoli partiti sembrerebbero essere le cause di ineleggibilità per presidenti e assessori provinciali, sindaci e assessori comunali di città oltre i 15.000 abitanti. Il Partito Democratico così consentirebbe al sindaco emiliano di correre per la presidenza regionale senza aprire una crisi al comune di Bari. Per il presidente Vendola la riforma deve essere condivisa e non a colpi di maggioranza. Come dovrebbe essere variata la legge elettorale? Ma intanto come dovrebbe essere discussa? Bisogna discutere del fallimento del bipolarismo, di questa idea che l'unica cosa che conta è la governabilità e non la rappresentanza di interessi sociali, di ispirazioni culturali e politiche, insomma, che sono il cuore del pluralismo. Il pluralismo è tante voci che si confrontano e poi c'è una voce che prevale sulle altre. E invece in Italia progressivamente si sono fatte sparire tante voci, sono rimaste soltanto, l'idea è quella di far rimanere soltanto due voci che tendono a dire anche cose abbastanza simili e soprattutto tendono troppo a urlare. Allora, discutiamo di questo, cioè la legge elettorale è una materia molto delicata. Io dico discutiamone perché, per esempio, in Puglia le donne vengono penalizzate e non riescono a entrare dentro il consiglio regionale. Discutiamone perché, per esempio, i lavoratori precari non hanno accesso ai posti di rappresentanza politica. Allora, discutiamo delle cose vere, della vita vera e non di quello che più conviene a me, all'altro ancora, perché questo è un modo cattivo di fare cattiva politica. Per l'opposizione si tratta ancora di stabilire i cardini della discussione della riforma elettorale. Allora, io ritengo, e questo non è il mio, dicevo prima, non è un intervento nel merito. Io credo che la prima cosa che dobbiamo fare è riunirci come conferenza dei presidenti e stabilire come dobbiamo in prosieguo, non sappiamo, perché se andiamo al buio adesso ci facciamo una sproloquiata, non so nemmeno se il termine è corretto in italiano, ma rende l'idea. Amianto sull'intonaco dei capannoni della Fibronit, lo rivelano le indagini effettuate dall'ARPA e diffuse in un convegno di geologia ambientale. Il presidente del comitato Fibronit, Nicola Brescia, denuncia che i capannoni sono ancora inquinati e dovranno essere smontati con cura e non abbattuti come previsto per evitare dispersione di fibre. Ma è possibile, accusa Brescia, che malgrado i tanti morti e i quotidiani casi di mesotelioma pleurico si continui ad essere così indecentemente superficiali sulla vicenda amianto? Chiederemo al Ministero dell'Ambiente di intervenire con forza e di riprendere la guida delle procedure necessarie, la più corretta e garantita messa in sicurezza dell'area. Noi, aggiunge Brescia, non ci fidiamo più degli amministratori locali. Inaugurato oggi nell'Aula Magna Attilio Alto, l'anno accademico 2009-2010 del Politecnico di Bari. C'era per noi Cristina Ferrigni. Nonostante le minacce che gravano sulle nostre università, non ultima i tagli al fondo di funzionamento ordinario introdotti dalla legge 133 del 2008, il mondo accademico del Mezzogiorno può scommettere sui giovani collaboratori, ricercatori, assegnisti, dottori di ricerca che si dimostrano spesso capaci di conquistarsi visibilità e riconoscimenti dalle più qualificate comunità scientifiche. Lo ha dichiarato oggi il neorettore del Politecnico di Bari, Nicola Costantino, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2009. 2009-2010 che si è svolta nell'Aula Magna a Tiglio Alto. Sicuramente viviamo un momento difficile, soprattutto perché sembra essere strutturale. Noi quest'anno riusciamo ancora con grossi sacrifici ad affrontare il bilancio di previsione 2010. Il 2011 si prospetta come veramente un annus terribilis e noi ci auguriamo che ci sia un ripensamento da parte del Parlamento e del Governo, perché se così non fosse, avremmo di fronte, ma non parlo del Politecnico, parlo del sistema universitario nazionale e soprattutto meridionale, la debacle dell'università pubblica in Italia. E credo che questo non se lo auguri nessuno. Nel corso della cerimonia è stata conferita anche la laurea honoris causa in architettura ad Enzo Siviero, professore ordinario di tecnica delle costruzioni nell'Università IUAV di Venezia, nel pomeriggio alle 18:30, concerto di solidarietà.
Torniamo ad occuparci del Palazzo di Giustizia di Bari. Il Comune ha bisogno di una proroga dall'INAIL all'istituto proprietario dell'immobile perché non è in condizioni di reperire entro fine dicembre una sede alternativa a quella di Via Nazarians per gli uffici giudiziari. Se ne discuterà domani a Palazzo di Città in una riunione tecnico-politica. Finora tutti gli immobili presi in considerazione sembra siano inadeguati alle richieste del procuratore Antonio Laudati e alle esigenze degli operatori della giustizia.